partecipato in massa agli appuntamenti. Allora, vediamo le interviste realizzate con Enrico Brignano, Alessio Boni e Ninni Bruschetta. Vediamo. Premio speciale Cinema, TV e Commedia ad Enrico Brignano, un premio che ti viene dato da San Felice Circeo, che tu hai scelto come patria delle tue vacanze. Grazie a Dio, sì, perché volevo scegliere Terracina, poi ho detto, ma no, ma fermiamoci prima, mi sono fermato qui a Circeo. E quindi ho beccato tre premi in uno, quindi c'è una bella targa, che io la alterno, perché ho altre targhe, quindi ho le targhe alterne. E niente, questa è, com'è? Perché hai detto, qual è la motivazione? Motivazione premio speciale. Premio speciale, vedi, speciale. Questa sera anche il film. Questa sera c'è anche la proiezione del film, se il tempo permette, perché c'è un vento qui che a Terracina non c'era, per Lo esempio. so, noi abbiamo questa fortuna di avere il vento. Il famoso vento. Di solito uno ha vento in poppa, ma qui credo che non sia vento a poppa, ma sia vento a babordo. E insomma, ci danno sto premio e io me lo prendo. Cioè, nel senso, sai, i premi sono sempre ben accetti. Perché, anche perché hanno un valore simbolico, chiaramente, non hanno un valore, che io porto a compro oro e mi faccio dare dietro un materasso, Non si può. non si può, anche sarebbe brutto. No, no, è un premio che spero che questa manifestazione poi, che credo possa crescere ancora di più per essere magari anche internazionale. Sono ormai giorni che sei qui. Sì. Che atmosfera hai vissuto? Beh, meraviglioso, è stata una vacanza che mi sono concesso, anzi che mi ha dato la possibilità proprio Paolo Genovese e Francesca Pigianelli, mi hanno chiamato e mi hanno detto ma ti va di fare 3-4 giorni a Circe, ma subito, a Maga Circe, ma sempre a tratto, essendo stato sempre un viaggiatore alla Ulisse. Ma no, poi è un posto che non conoscevo bene, Punta Rossa, tutta questa zona in mare, mi sono proprio dilettato ad andare a San Paolo e Sperlonga, sono qui da 3 giorni ed è fantastico. Poi c'è questo vento che tutte le sere non ci perdona, ma è una cosa come se ci fosse sempre la presenza del mare, mi fa bene, la sedia, l'olio di vita arriva addosso, è bellissimo, sì, ti scardini un po' i capelli, ma chi se ne frega, anzi. Che esperienza porti da questo festival? Ma guarda, la prima cosa che ti arriva proprio prima chi trovo è proprio la genuinità, la spontaneità. Spero che non si perda mai, anche se dovesse l'anno prossimo migliorarsi, organizzarsi di più, avere anche più budget, eccetera, ma avere proprio la spontaneità del pubblico, della gente, delle proiezioni, delle cene, degli incontri con il pubblico, perché è il cordone ombelicale che serve proprio per poter stare accanto a loro, starci insieme, questa cosa è fondamentale. I tuoi prossimi lavori? Beh, diciamo, una delle prossime cose che esce in TV è proprio una serie scritta da Paolo Genovese, che è Immaturi, è girata da Rolando Ravello, e poi, con mia grande gioia, proprio perché siamo legati a Boris, è la nuova serie di Mattia Torre che si chiama La linea verticale, che Mattia è uno dei tre autori di Boris, che si è cimentato in una cosa molto diversa, ma altrettanto geniale, secondo Beh, insomma, complimenti a Paolo Genovese, regista tra i più amati, dobbiamo dire, in Italia, direttore artistico della manifestazione. Ringrazio anche l'ufficio stampa, Mauro Bruno, ovviamente. Per quanto riguarda il festival, andiamo a Sezze, perché in questa estate...